Mi trovo qui con Davide Graziani, capitano del Bar Milano, e il direttore Stefano. Il DS Stefano. Innanzitutto, qui si è appena disputata la finalissima dell'estate. Ce la faremo raccontare. La partita della piazza Ranzoni, che per il secondo anno noi abbiamo vinto così, sempre con un gol di scorta. Direttore della Casera, e noi purtroppo anche quest'anno il titolo lo portiamo a casa. Dalla parte destra della piazza, è sempre lì, ormai la coppa non si muove più. Una presentazione della rosa? Rosa, noi sulla carta inferiori, però non si vince sulla carta, si vince sul campo ed è finita come l'anno scorso. Schiaffi. Un giudizio in positivo sugli avversari che hanno perso. Celeste criticava il fatto che doveva essere più lunga. No, non è vero, il tempo era perfetto, hanno spento pure i fari, quindi poi Celeste cosa... Abbiamo fatto il recupero, abbiamo fatto anche, poi Celeste sicuro lo sbagliava, inciampava sopra, sicuramente, quindi è andata meglio così, se no faceva anche una figuraccia. Poi vogliamo parlare anche dei cambi, noi abbiamo fatto giocare tutti, loro no, cioè loro sono i più forti, squadra tipo in campo sempre, quindi penso che più di così, noi abbiamo giocato tutti a giro, tutti quanti, loro no. Però vabbè, dai, data così, magari l'anno prossimo magari ce la fanno, magari se prendono uno di serie, siccome hanno preso uno di serie D quest'anno, l'anno prossimo con uno di serie B magari ce la fanno. Sì, è vero, magari adesso l'anno prossimo troviamo noi un top player a Eros. Grande Eros, grazie. Domanda che chiedono da dietro le quinte, c'era una scommessa, cioè chi vince otteneva qualcosa? No. Il campo sicuramente. Il campo. No, con Celeste la scommessa che lui va a dire che io non ho toccato la palla, che io ho toccato perfetta. Doppietta. L'anno scorso doppietta, quest'anno doppietta, Celeste contesta il tocco, ma il tocco c'è stato o non c'è stato? Sì. C'era. E quindi non vuol pagare perché. Pagare e sorridere. Grazie ragazzi, grazie per la disponibilità, un saluto a tutti. Ciao.